sia dal Ministero dell'Ambiente sia dal Ministero delle Finanze confermano che le opere che presentano una valutazione di incidenza al secondo livello negativa non possono usufruire dei finanziamenti del PNRR e non si possono fare nemmeno le compensazioni. Quella riportata questa mattina dal Comitato Nuovo Via potrebbe essere la pietra tombale per interrompere il percorso della realizzazione della cabinovia. O perlomeno, questo è quanto si augura il Comitato e i numerosi cittadini contrari all'opera, i quali oggi hanno sottolineato con forza la risposta fornita dai due ministeri e che riguarda l'impossibilità di utilizzo di fondi PNRR per realizzare opere in zone dove è stata valutata negativamente l'incidenza della presenza di un impianto di quel tipo. Abbiamo provveduto nel procedimento che sta portando avanti la regione per la vinca di terzo livello, mandare 10 relazioni tecniche per controdedurre alle assurdità che sono scritte nelle relazioni presentate dal Comune. Il parere era stato espresso nell'autunno dello scorso anno dalla Regione. La vinca di secondo livello aveva confermato un impatto ambientale che, con l'infrastruttura, determinerebbe la perdita di habitat di specie di interesse comunitario. Dal Comitato, a ogni modo, c'è la consapevolezza che, nonostante a loro avviso ormai gli elementi debbano portare un dietrofronte, da parte del Comune ci sarà una risposta che permetterà loro di trovare la procedura per proseguire con il progetto. Siamo curiosi di vedere adesso che escamotage, visto che andiamo avanti ormai da 4 anni, dove ogni giorno si inventano misure per superare le disposizioni di legge, per cui noi continuiamo a affermare che questo progetto è illegittimo, impattante, inutile, insostenibile e insicuro, abbiamo avuto l'ennesima riprova.